Silenzio. Contatto, si sente meglio? Allora, buonasera a tutti, siamo qui ospiti della Cancella Editori per un'ottima occasione, un debutto di un giovane scrittore che ha titubato tutta la sua vita prima finalmente di dare alle stampe un suo pensiero, quindi penso che meriti un applauso. Come credo abbiate intuito, c'è in realtà un legame di parentela tra l'autore e il sottoscritto, e infatti mi onoro di essere suo figlio, quindi sono doppiamente onorato e spiego di questa occasione. Mi è capitato di presentare molti libri, devo dire sempre quasi piuttosto stupidelli, così leggeri. Questa volta, per la prima volta, presento un libro serio e bello pesante, e per questo ruolo veramente mi sento molto emozionato e molto orgoglioso. Quindi grazie di essere intervenuti, vi vedo numerosi, tutti giovanissimi, belli, quindi è una meraviglia. Io direi di entrare subito nel merito e parlare Nicoletta Picchio, che è una famosissima giornalista del Sole 24 Ore, oltre che una cara amica, che ha scritto un'introduzione, una delle introduzioni al libro di papà, che è Nell'arco di un secolo. E quindi passo subito la parola a Nicoletta. Prego. Grazie, grazie Angelo. E non conoscendo tuo padre, che ho conosciuto questa sera, inevitabilmente tu da qualcuno avete ripreso, visto il tuo carattere così intraprendente, vivace, quindi tale padre e figlio, e quindi complimenti a Primo di Valenti per questo libro fatto appunto da mamma. Complimenti per il figlio. Per il figlio e per il padre. E ho letto questo libro una serata tra tutti i vari segni e devo dire, più che un'analisi, una presentazione del libro soffermandomi sui vari capitoli, sulle varie pagine, sulle cose che analiticamente lei ha trattato, volevo soprattutto parlare proprio dell'emozione che questo libro mi ha dato. Innanzitutto è proprio una storia del paese e quello che mi ha colpito è proprio da dove noi siamo partiti. Noi eravamo appunto un paese agricolo, un paese povero, e spesso dobbiamo probabilmente ricordarci di dove siamo partiti per capire anche come poter affrontare questo momento di crisi che abbiamo in questa parte. E dovremmo, infatti, nella mia piccola prefazione ho proprio ricordato che questo libro potrebbe essere un libro letto dai giovani, letto dai ragazzi, anche perché in questa ricostruzione molto proprio analitica e precisa, devo fare i complimenti, perché se poi ha avuto degli appunti sulla sua memoria, si è tenuto in grado, perché proprio questi ricordi così nitidi, precisi, che li date, e questo libro potrebbe essere quasi proprio un bigname a cui ricorrere quando uno di tanto voglia di ricordarsi alcune parti della storia del nostro paese, che appunto è ripercorre con notizie di particolari. E poi appunto quello che mi ha colpito mentre lo leggevo, ho letto una serie sulla madre di due figli, è che spesso dobbiamo ricordarci di più da dove siamo partiti e il fatto che oggi siamo la seconda potenza industriale italiana, la settima al mondo. Noi eravamo un paese appunto agricolo, un paese povero, e in relativo breve arco di tempo siamo riusciti a fare dei passi avanti estremamente rilevanti. E qui appunto vengo subito un po' all'inizio e alla fine del libro di Bucarelli, che sono proprio l'analisi finale che lui ha fatto quando lui analizza un po' la situazione attuale, quindi come ci troviamo, perché ci troviamo in questo momento, e fa un discorso legato appunto al concetto del bene comune, di quello che poi manca adesso in questo momento per affrontare quella che questa crisi così dura che è stata appunto paragonata quasi ad una guerra. E quindi questo è un po' il messaggio che io ho voluto dare nella mia presentazione, che voglio lasciare così anche al dibattito. Quindi questo fatto che appunto manca un concetto di bene comune, che molto spesso si fa, non si fa un gioco di squadra, o si giocano partite personali con un'altra litigiosità. Ecco, io giro spessissimo per assemblee degli industriali, seguendo conflitto sia per il motore di 24 ore, e parentesi, mi scuso, perché questa sera devo ripartire, che domani c'è un'assemblea di industriali che devo seguire.
E andando in giro per l'Italia, vedo che appunto ci sono moltissime imprese che sono leader nel mondo, e noi siamo leader riconosciuti e apprezzati per il nostro Made in Italy, che non è soltanto l'arredamento o la moda, ma anche la meccanica. Ecco, le potenzialità di questo paese ci sono e sono molto forti, e quindi probabilmente se si facesse appello, si tornasse a quello che Bucarelli si parla alla fine, questo concetto di bene comune, probabilmente riusciremo anche a superare questa fase di crisi, appunto di prenderci il nostro posto che ci possiamo evitare e che abbiamo anche nell'atto dell'economia internazionale. Veramente dimostri di essere una giornalista acuta, preparata e sintetica, quindi un racconto puntuale che non fa altro che incuriosire ancora di più la nostra platea, e che correrà ad acquistare nell'arco di un secolo immediatamente, se l'ha già fatto, ci sono ancora delle copie disponibili, quindi non è esaurita la prima tiratura. E quindi grazie davvero non solo di aver scritto l'introduzione al libro, ma anche di aver partecipato a questa nostra riunione. Continuiamo con l'ascolto dei nostri relatori, e prego il professor Iannizzi, che è saggista e che rappresenta qui l'editore, e che con il suo testo e la sua introduzione ha voluto riassumere i passaggi e i contenuti del libro, e diciamo vuole anche rappresentare non solo il consenso ma il piacere del Cangelli editore di aver editato questo libro. Tra l'altro voglio dire che siamo ripresi da qualche telecamera, e che quindi tutta questa presentazione sarà oggetto di un filmato che è poi a disposizione di chi lo volesse. Allora cedo volentieri la parola al professor Iannizzi. Grazie. Io ho avuto il piacere, è una bella opportunità per me di leggere in anteprima tutta la situazione vissuta, e cercavo di raggiungere proprio la fine per percepire anche sulla mia pelle tutto quello che era stato vissuto, diciamo, dell'autore. Per cui egli non ha modelli precostruiti, ma cerca di capire, mentre vive, la sua realtà personale nell'ambito formativo, politico, etico, se adattarsi o meno alle circostanze, o formarsi un criterio di valutazione adatto alla sua individualità e alla libertà di coscienza. Dopo la presentazione delle origini e la determinazione dell'itinerario della sua formazione culturale e sociale, quella altamente tecnica, gli consente di acquisire esperienze innovative e lavorative. Esordisce con la presentazione della civiltà, la chiama così, della Terra, con una descrizione meticolosa e fotografica per chi possiede i ricordi di quel tempo, mentre incuriosisce e meraviglia chi apprende per la prima volta i passaggi della vita pratica che determinarono un comportamento individuale e sociale condivisi, pur nei contrasti, però in modo pacifico. Nel rapporto politica e finanza si tende a dipanare una matassa ormai storica, entrando nel merito del vissuto dei protagonisti, che è quasi una specie di report che supera gli scarni riferimenti delle varie storie e coglie i motivi che hanno a volte determinati conflitti tra politica e finanza. Altre volte hanno trovato una soluzione non sempre di comodo per gli interessati a proposito di mediazione con una soluzione al momento comoda. L'autore quindi attraversa il periodo della formazione giovanile con lo sguardo attento alla politica particolare del momento, il ventennio fascista, partecipando personalmente al fenomeno di transizione dalla quiescenza alla non sopportazione del regime. Sintetizza per la politica nella trepida attesa degli sviluppi, riconoscendo che il potere è stato conquistato con la violenza e rimane come sottofondo fascista. Riconosce però
che la gestione della cosa pubblica in quel periodo, motivata con un'elencazione appropriata dei provvedimenti, si è dimostrata apprezzabile, tanto da giustificare alcuni giudizi positivi. Resta sempre il nome critico della guerra come strumento politico, il condizionamento del nazismo, le conseguenze del conseguente epilogo della guerra civile, con l'Italia divisa tra nord e sud. Emozionante il racconto del ritorno alla democrazia, col bisogno impellente alla partecipazione, in cui l'aggregazione nell'affrontare i problemi era quasi istintiva e costituiva un embrione democratico ancora vergine e disincantato, indenne da ogni prevaricazione politica allora ignota, fino al referendum tra monarchia e repubblica. Emblematico il passaggio alla Repubblica e all'Assemblea Costituente per la formazione della Costituzione dopo gli eventi traumatici del fascismo e della guerra partigiana. Con la riconversione industriale, l'autore entra nel mondo del lavoro a pieno titolo e conduce per mano il lettore, rendendolo partecipe della sua esperienza e dando informazioni comuni e anche riservate, ed educarlo a un mondo nuovo e in continua evoluzione. Privilegia molti comportamenti oggi ormai discutibili degli addetti ai lavori: riservatezza, risparmio aziendale, non corruzione, gestione del personale nella tradizione borghese, come pure il cambio di mentalità. L'austerità ispirata al culto della macchina nelle diverse industrie, la responsabilità di essere tecnici che costituivano il tessuto operativo dell'azienda, grande centro di formazione, e si respirava l'appartenenza alla grande azienda dove era connaturata la gerarchia della responsabilità. Negli anni della ripresa e delle infrastrutture registra il suo periodo di formazione concentrato nello sviluppo professionale, coincidente con la crescita nazionale, lasciando ad altri il compito però di raccontare il processo di industrializzazione dei grandi settori di massa operaria: meccanico e automobilistico, tessile e siderurgico. Tutto questo naturalmente ha portato a dare un contributo fattivo a quello che è stata la ripresa dell'economia nazionale. In conclusione, noi possiamo dire che questo racconto autobiografico vuole essere un contributo personale alla pedagogia sociale da dedicare a tutti coloro che affrontano il percorso della propria esistenza in modo attento e consapevole. L'esperienza umana, ambientale e professionale è ispirata alla comprensione libera da preconcetti della situazione storica del proprio vissuto, con l'attenzione costante rivolta alla capacità di cogliere il mutamento sociale e politico per formarsi una coscienza critica e costruttiva. Ma di particolare interesse le riflessioni finali che inducono a un esame di coscienza civica per i singoli e politica per la collettività, sempre se si vuole usare la coscienza come specchio di verità. Grazie. Grazie professor Iannizzi, preciso, interessante, sempre la curiosità cresce ancora di più. Aggiungo che il modo di scrivere di papà è straordinario, perché in brevi periodi riesce a sintetizzare un pensiero abbastanza tagliente e netto, e quindi il libro è divertente perché uno non si stanca mai del suo periodo, è molto breve e con poche parole racconta un fatto magari di 20 anni, un fatto complicato che ha visto tragedie eccetera, però ce lo fa capire. Quindi di questo veramente devo dire sono molto contento e mi sono molto divertito a leggerlo anche la prima volta e poi l'ho riletto ancora, quindi veramente un quadro, dico che questo libro è come quelle cartoline che troviamo soltanto in alcuni tabaccai più raffinati, che hanno quelle cartoline lunghe che sono doppie o triple rispetto alla cartolina normale per raccogliere insieme un panorama ampio. Ecco, questo libro è come quelle cartoline,
in un colpo d'occhio pieno di colori si capisce che cos'è un secolo che ha visto il nostro paese veramente cambiare in maniera drammatica, nel senso però inglese della parola, non vorrei in quello italiano dove drammatico è stupefacente, straordinario. Invito allora a questo punto Paolo Mieli, non faccio presentazioni perché sappiamo di lui una carriera di giornalista storico straordinaria, a raccontarci le sue impressioni dopo aver letto questo libro. Grazie. Allora sono... Applaudite copiosamente alla fine, è come il premio Nobel consegnato a Obama prima di oggi, il Nobel a conclusione, dopo. Infatti se ne sono pentito. Tu sei arrivato, non sai come Bottila che ha fatto la mossa, la mossa è contro la mossa. Merito di farla nella vita, ma mai per la presentazione di un libro che è un piccolo gioiello. Io ringrazio Angelo di avermelo fatto leggere. Devo dire che all'inizio pensavo, ma il libro del papà di Angelo, che sapevo essere una persona di grandi competenze tecniche, sarà una cosa spaventosa, non immaginavo spaventosa. Invece provate a leggerlo e vedrete che è un libro che è la sceneggiatura di un film, anzi la sceneggiatura di uno sceneggiato televisivo che può andare avanti per infinite puntate perché ha avuto la fortuna di vivere un secolo e, come ha detto Nicoletta Picchio, di vivere un secolo a cavallo di tutta la storia per cui l'Italia è passata, l'Italia in cui è nato Mimmo Bucarelli. Era molto più simile a quella di 2000 anni prima di quella di adesso. Era un'Italia, l'Italia della Calabria, alle pendici dei grandi feudi, era un'Italia dove la luce elettrica sarebbe stata attaccata solo nel 1950, il collegamento con la rete elettrica, dove si viveva dell'industria del bergamotto e si mangiava la carne solo quando una vacca si strozzava mangiando una pera e moriva, e quindi non essendoci la macellazione vaccina, è un'Italia meravigliosa. Alla fine del libro, quando l'ho chiuso, nonostante alla fine del libro contenga una grande perorazione di impegno ecologista, però io ho pensato, madonna, quanto mi sarebbe piaciuto vivere nell'Italia, nella Calabria di Bova Marina, dell'infanzia di Mimmo Bucarelli. È un racconto magico, un racconto di paesi dove i rapporti umani sono veramente umani, ma come diceva Nicoletta Picchio, da lì, cioè da questa realtà vicina a quella di Domenica, siamo passati a diventare volta a volta calcolati la quinta o sesta o settima potenza industriale. Ma come abbiamo fatto? Come è stato possibile? Perché guardate, altri paesi hanno avuto un destino simile al nostro, penso ad alcuni paesi asiatici, ma quelli sono stati trainati da uno sviluppo che era già avvenuto nelle cittadelle, nelle roccaforti della modernità. Noi no, noi ce l'abbiamo fatta nonostante un passaggio attraverso una guerra devastante. E me lo sono trovato, io ho letto il libro e alla fine la risposta l'ho trovata a pagina 53. Leggete, a pagina 53 Mimmo racconta il suo matrimonio, il suo viaggio in nozze, siamo nell'estate del 1949, e c'è un particolare che mi ha colpito, che lui torna dal viaggio in nozze il giorno di Ferragosto e alle 14 del 15 agosto 1949 si presenta al lavoro e a Novara, dove allora lavorava, e ricomincia a lavorare, ed è normale che si lavori. Ecco, volete sapere come ha fatto l'Italia a diventare la sesta potenza industriale del mondo e perché non lo sarà mai più? Scenderà. Perché quella era un'Italia dove il senso del dovere, ma non lo racconta di passaggio, non lo racconta, cioè adesso cari lettori vi stupirò, vi farò vedere una cosa, lo racconta come se fosse l'Italia la cosa più normale del mondo. E beh, insomma,
quando si è smesso di andare a lavoro, se ti toccava anche i giorni di agosto, alle ore 14, l'Italia ha cominciato ad avere un altro destino di cui discutono, non si capisce, se ne discuterà anche domani, ma è chiaro che quell'occasione non la riaccapremo mai più, perché l'occasione in cui tutti si sentono parte di una comunità che sta conquistando, siamo nel 49, siamo in un'Italia divisa, l'Italia successiva alle elezioni del 18 aprile del 48, il grande scontro, il momento più acuto degli scontri fra Partito Comunista e Italia Centrale, siamo dopo l'attentato a Togliatti, pieno della guerra fredda, quindi scontro ben maggiore di quelli che conosciamo adesso, però chi fa parte di quella comunità si sente pieno di doveri oltre che di diritti. Voi andate in giro stasera, nei giorni prossimi, ascoltate e vedete se qualcuno vi parlerà mai dei doveri, dei diritti, ascoltate le trasmissioni televisive, guardate quando portano il microfono in piazza, un mercio continuo, urla, mi dovevano fare questo, ma nessuno parla dei doveri. Il filo conduttore di questo libro è un filo conduttore di assenza totale di recriminazione e consapevolezza di aver fatto un viaggio unico che ha fatto grande se stesso, la sua famiglia. Loro vengono da una famiglia che ancora la nonna era analfabeta, di simpatie borboniche, si vantava di aver dato una mano al brigante Musolino, erano poi il padre, da quello che capisco dal libro, è l'uomo che ha fatto il salto importante, era medico in una comunità dove, ripeto, Mimmo è stato il primo ingegnere, Mimmo e suo fratello, il primo ingegnere di questa comunità, pensate già al suo punto di vita, e lui ha fatto il resto, e insieme al resto c'è anche Angelo, che tutti conosciamo e che merita un applauso, perché questa il libro vale da sé, però è una fortuna anche aver tirato su un figlio che ti vuole bene, che coinvolge gli amici nell'amore per il padre. Insomma, a me piacerebbe un giorno poter dire che i miei figli sono come quelli che ha avuto Mimmo e come quelli che ha Angelo, quindi una bellissima famiglia. È un libro senza recriminazioni, anche quando si parla, una gran parte del libro è dedicata alla sua giovinezza, quindi una giovinezza nata nel 23, fatta esattamente fino ai 20 anni nel periodo fascista. Ha ragione il professor Iannizzi ad aver notato come anche quel periodo, che pure è vissuto con un distacco agli antipodi, dall'Italia fascista, anzi il viaggio è un percorso umano di maturazione, soprattutto negli anni in cui si acquista consapevolezza, che poi sono i 38, l'anno delle leggi razziste e l'anno dell'entrata in guerra, ma già prima è pieno di riconoscimenti sul fatto che i due personaggi mitici dell'infanzia, della prima giovinezza di Mimmo Cucarelli, che sono Alberto Beneduce e Menichella, cioè i rifondatori dell'economia italiana, ebbero la possibilità di vivere, operare nell'Italia fascista, anzi furono incoraggiati, e ci sono delle osservazioni su quello che poteva fare Benedetto Croce, quello che altri potevano fare in questa Italia, e quindi un sentimento antifascista molto netto soprattutto per gli anni della consapevolezza, ma senza quei furori a posteriori che hanno accompagnato tante di queste ricostruzioni. E lo stesso è nell'analisi dell'Italia democristiana, dell'Italia centrista, che poi sono gli anni della maturità. Ci sono riconoscimenti
verso il filone popolare, quello che, da cui deriverà poi la Democrazia Cristiana, che credo lui, con il quale si è entrato in contatto attraverso la moglie, attraverso soprattutto il padre della moglie e alcune personalità incontrate da parte della moglie, ma anche alcune dichiarazioni scoraggiose sulla Cassa del Mezzogiorno. Oggi la Cassa del Mezzogiorno non la si può neanche nominare perché sembra la fonte di tutti i mali della stabilità, e invece c'è un riconoscimento molto raffinato e ragionato ai meriti della Cassa del Mezzogiorno, i meriti di una lunga stagione iniziale che poi risalgono a Pasquale Saraceno, figure collegate col mondo di cui ho detto prima. E poi alcune riflessioni sui primi scandali. Lui fu a contatto con la Sir di Rovelli, sempre per motivi professionali, e conobbe da vicino gli scandali giudiziari che erano molto diversi da quelli poi successivi degli anni 90, molto più simili a quelli che travolsero il governatore Baffi, Paolo Baffi, Mario Sarcinelli alla Banca d'Italia, su cui Mimmo Cucarelli ha parole molto dure, ma non esiste a dire che il modo in cui giudiziariamente fu travolta la Sir di Rovelli è un modo, adesso non mi ricordo l'aggettivo esatto, ma un modo sicuramente esecrabile. Questo per dire che, a differenza di quello che potrebbe fare da filo di una sceneggiatura per un film, il libro contiene molti giudizi inconsueti, molti giudizi anticonvenzionali, alcuni anche coraggiosi sulla storia dell'Italia che lui ha vissuto consapevolmente per 75 e 80 anni. E quindi questo lo rende un libro molto piacevole per essere letto da un lettore che non ha consuetudine di dimestichezza con i fatti della storia, ma anche un libro che scientificamente, professionalmente, per uno storico ha senso tenere, ha senso sottolineare, ha senso ricordare. Voglio, ne approfitto per fare un complimento all'editore Cangemi che lo ha pubblicato, che ci ha qui ospitato, e davvero torno alla memoria di quando Angelo Cucarelli mi disse: guarda, devi presentare il libro a mio padre. Io risposi subito di sì, per il legame, diciamo, pensavo che mi desse una rogna, un pezzo di piombo che mi cadeva su un piede, e appena passai il telefono maledissi quella telefonata e alcuni amici comuni che mi avevano incoraggiato quella telefonata. E invece qui ti voglio dire pubblicamente, Angelo, mi hai fatto un grandissimo regalo, mi hai fatto leggere un gran bel libro e sono sicuro che mi capiterà di rileggere nella vita. Grazie Angelo. Vicino a me c'è un gruppetto, un trappello di sorelle e fratello che sono qui e che devono accogliere i complimenti che sono estesi, quindi grazie che è qui di fronte a me. E Filippo, eccolo lì Filippo. Mi hai preceduto anche, la famiglia siamo noi, naturalmente con i nostri figli eccetera, che sono sparsi qua e là e che fanno parte della compagine. A questo punto, prima di lasciare la parola a Mimmo Cucarelli, a papà, vorrei ricordarvi che il libro si chiama Nell'arco di un secolo, Società e economia nel racconto di un testimone del Novecento, effigiato in copertina in una vecchia fotografia, probabilmente del 1960. La copertina è di Angelo. No, va bene. Tutto male,
gli editori chiaramente Gargelli Editore, International Publishing, come noi. Il libro ha un costo assolutamente abbordabile perché è di €15, è registrato con tutti i numeri dei libri hanno, non solo €15 ma anche, se volete pagarlo in dollari, €18. Se siete in giro per gli Stati Uniti o per altri paesi lo potete comprare a $18, quindi questo dà la possibilità di essere obbligati ovunque, comunque, dove siate, di acquistare il libro. Come sapete, il libro è presente qui, quindi vi prego di acquistare almeno una copia per ciascuno. Ne potete acquistare di più, ricordatevi che si avvicina Natale, quindi un regalo di questo genere che ha detto Mieli è un regalo che fa felice tutti, anche gli addetti ai lavori eccetera. Quindi vi invito sia per le casse di Gangeni che ha fatto questo enorme sforzo editoriale, sia per quelli di papà che ha impiegato parecchi mesi per stendere questo libro. Invito ancora a comprare. A questo punto la posso ringraziare tutti, ringraziare la Cancella, ringraziare i ragazzi, il Fronte Salvatore che ha sentito, tutti quanti voi che siete intervenuti. Lascio la parola a papà Nino Cuperelli. Sono veramente confuso, non mi aspettavo, e quindi ringrazio quelli che hanno fatto la prefazione di questo libro e ringrazio quelli che mi stanno presentando il libro, veramente ammazzano. Allora, poi siccome è venuta fuori un po' di famiglia, Angelo sta facendo la parte del leone, però c'è Filippo, c'è Maria, c'è Grazia, e quindi ci sono anche loro qui in mezzo alla sala, quindi ok. E allora, qualche cosa devo dire. Io mi sono fatto degli appunti, perché c'è qualche cosa che, se no poi me ne dimentico, mi confondo, insomma, non è mica facile, insomma, io non sono abituato a queste cose, insomma. Quindi vediamo, scrivo quel che ho scritto è come un testamento professionale. E, veramente, perché io mi sono trovato nella vita a percorrere tante, tante situazioni, quindi mi sono trovato in un angolo, a vedere in un angolo d'osservazione quello che è successo nei vari passaggi nella vita del secolo. Per questo che mi è venuto in mente, io non ho vissuto tutto il secolo, sto per vivere un secolo di vita, mi ci manca poco, però il Novecento, il primo anno del Novecento io non cantavo, però c'erano i miei genitori, c'erano i genitori di mia moglie che naturalmente mi hanno lasciato delle cose da poter raccontare, quindi ho cominciato dall'inizio del secolo e poi continuato, insomma. Quindi questo era lo sforzo, per questo dico che con un testamento professionale, perché non è che capita a tutti di descrivere un secolo. Poi se pensiamo a quello che si dice oggi, ma questo è un reperto, insomma, una cosa veramente, non sembra il secolo scorso, non so. E va bene, quindi questo, diciamo, è il mio sforzo. Poi mi devo confessare, perché le cose personali che occupano la parte la prima parte del mio libro, io mi sono intrecciato di fatti di famiglia e non è che è stato facile. Perché, però io non volevo raccontare i fatti di famiglia, io
ho considerato quello che ho scritto un pretesto per descrivere quella parte del secolo che io non avevo conosciuto. Quindi il mischiare la roba di famiglia non è facile, tanto più che io volevo essere oggettivo, io non volevo parlare di me, non volevo parlare della mia famiglia, volevo descrivere quello che è successo alla mia famiglia. Quindi poi diciamo che io ho scritto dei ringraziamenti, una parte l'ho fatto, chi ha voluto collegare il libro di una favorevole premazione, quelli che qui mi presento, voi che siete presenti, e tutti quelli che hanno dedicato e dedicano la loro partecipazione. Quindi vi ringrazio. Tra i presenti, oh, e ritorno alla famiglia. Tra i presenti scrivo, vedo un unito rappello di nipoti portatori del loro affetto. Affetto ricambiato naturalmente. Affetto verso, leggo perché se no, verso nonno e zio. E però loro portano un affetto, ma io per loro rappresento nonna e zia Lidia. E ancora via. Poi vedo anche amici del quartiere, dove abbiamo vissuto da parecchi anni. E non solo loro, mi hanno detto di non nominarmi, ma Mary, chissà dove Mary, lo sa chi è, e ve lo racconterà lei. Dove è Mary? E allora queste persone dimostrano la loro amicizia e con il loro affetto mi ricordano ancora una volta Lidia. Ciminelli, le loro figlie, insomma, che sono le loro figlie che sono come nipoti, anche se non sono sanguigne. Allora grazie. A Paolo Mieli, certamente Mimmo Bucarelli e voi tutti, c'è anche un cocktail con panini e un po' di prosecco per tutti. Quindi grazie a tutti, grazie per il tempo.